palloncini bianchi che volano nel cielo e fiaccole accese, lì dove la speranza si è spenta. Amici, conoscenti, erano tutti lì nel Parco dell'Umanità a Barletta, vicini alla mamma del 24enne Michele Cilli, di cui ormai da un mese non si hanno più notizie. Il giovane è sparito nel nulla dopo essersi allontanato a bordo dell'auto di un conoscente, dopo aver trascorso la serata in un bar in piazza 13 febbraio per il compleanno di un amico. Mi manca tanto mio figlio. È cambiata solo il fatto che non c'è lui. Il suo sorriso, il suo modo di prendermi in giro. Mi manca tantissimo. Maria, nei giorni scorsi, durante quello che ha definito un colpo di testa in un momento di disperazione, ha persino scritto un post al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il desiderio espresso è quello di un po' di vicinanza, perché la volontà è una Prego, sola. non riesco. Avrei solo voglia di avere mio figlio indietro e di far giustizia e di avere soprattutto verità. Questo vogliamo. Il corpo, il colpevole. Il colpevole deve uscire. Nonostante la lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi dalla famiglia di Michele, tutto sembra fermo e tutti sembrano nascosti dietro il muro dell'omertà. Persino gli amici di famiglia non usano mezzi termini e fanno appello a verità e giustizia. E si deve fare giustizia perché ha fatto troppo male, troppo. Una madre non può soffrire così, non può, non esiste. Per quanti errori abbia potuto fare Michele, non esiste. Lui brucerà nelle fiamme dell'inferno e basta. Per me, giustizia e basta. Se non lo dice la madre, lo dico io. Lo dico io che sono madre e ho cresciuto Michele. Giustizia.